Bella a tutti ragazzi, oggi siamo tornati con il video sul canale. Sono mancato un pochettino, ma ho avuto un po' di febbriciatola che mi ha messo knockout. Quindi oggi si torna, andiamo subito a parlare di un video che può interessare a un botto di persone. Ne parleremo dentro. Vi invito soltanto a iscrivervi al canale nel caso ancora non lo foste. Mi raccomando, state sempre aggiornati ed entriamo così. Ok ragazzi, non siamo dentro, ma siamo sulla mia pagina aperta di Google sul mio PC. Supporta un creatore, registrati per partecipare. Ebbene sì, si è sbloccata la voce, ragazzi. Quello che era bloccato da un anno, forse 2 anni, adesso si è sbloccato. È possibile richiedere questi benedetti server privati. Per tutte le persone che streamano già da parecchio tempo, che volevano, ambivano a questi server, ovvero la possibilità di giocare nell'isola, con i propri amici, con i propri follower, con le persone, con tutte le persone, con la zia del vicino, con quelli che volete, adesso è possibile richiederli. Sono dei requisiti da rispettare e quindi andiamo a vedere adesso velocissimamente quello di cui si ha bisogno. I più sgamati o le persone che ne sanno di più sanno che generalmente richiedono, Epic richiede almeno un bacino di follower, di iscritti su qualche piattaforma social. Andiamo a vedere quello che ci serve, come andare avanti per richiedere questa questione. Ragazzi, allora cosa bisogna fare? Innanzitutto bisogna accedere col vostro account. Una volta effettuato l'accesso, vi troverete qui, cambierà questa scritta e verrà fai domanda ora. Cliccheremo su fai domanda ora e qui ci sono tutti i passaggi per andare avanti, ragazzi. Ovvero c'è la panoramica, si legge velocemente, ti spiega un pochettino diciamo le cose burocratiche. Come verificare l'identità, e c'è scritto qua, ragazzi, per diventare creatore di media devi avere almeno 1000 follower su una delle seguenti piattaforme: YouTube, Twitch, Twitter, Facebook, Instagram o VK. Il problema, ragazzi, è che qui dice così: una volta poi andare a confermare questo processo, vi accorgerete che non è propriamente così. Quindi andiamo subito su avvia iscrizione, accettazione legale completa, ok. Noi spuntiamo una volta letto, procediamo, diamo l'ok, leggiamo gli accordi, ho letto compreso, andiamo avanti. Dopodiché, come potete vedere, ragazzi, siamo arrivati a verifica l'idoneità, quello che ci interessa. Quindi, come si può vedere, ragazzi, canali YouTube connetti, quindi avete 1000 iscritti su YouTube, vi potete verificare e di conseguenza sarete idonei per richiedere i server privati. Canali Viola, chiamiamolo Viola per l'appunto, o comunque avete già capito. Verifica e connetti, quindi queste due piattaforme vanno bene: YouTube e per l'appunto il canale Viola. Facebook diceva che andava bene, invece qui dice la seguente piattaforma social si sta risolvendo errori relativi alle verifiche degli account di supporto a un creatore. Quindi ragazzi, non è compatibile. Avete 1000 amici su Facebook? Non è così difficile averne, soprattutto su un social come Facebook che ha già svariati anni. Quindi nel caso anche li avessi, ne aveste anche 5000, comunque non potrete fare la richiesta. Instagram, stessa identica cosa, purtroppo è veramente uno scam. E Twitter uguale. Quindi ragazzi, quindi le uniche piattaforme per cui potrete richiedere i server sono YouTube, il canale Viola e UK per l'appunto. Quindi Facebook, Instagram e Twitter non andranno bene. Quindi segnatevi questa cosa qui prima di fare la richiesta, dopodiché connettete il vostro profilo di una delle tre piattaforme e andate avanti con la procedura. Una volta confermato questo passaggio, comunque potete andare a finire sulle imposte e pagamenti direttamente. E vi arriverà un messaggio una volta che avrete compilato tutto, indirizzo, numero civico, tutto, insomma. Vi arriverà una mail per andare avanti e sistemare la questione pagamento, ovvero dove vi arriveranno gli eventuali ricavi se qualcuno userà il vostro codice creatore. Lo dico subito, ragazzi, il codice creatore, io sono andato a vederlo, non è così remunerativo, nel senso non è che si fanno i soldi. Allora, innanzitutto Epic, ve lo dico subito, paga 100 dollari ogni 200.000 V-Buck spesi da persone che usano il vostro codice, 200.000 V-Buck, e paga per l'appunto 100 dollari, perché meno non ne dà, nel senso per avere dei soldi bisogna che voi diciamo totalizziate 100 dollari, ovvero 100 dollari totalizzati equivalgono a 10.000, a 200.000 V-Buck. Detta semplicemente, voi date il vostro codice ai vostri amici, ai vostri follower, a quello che volete,
quando loro, queste persone qui, hanno speso la bellezza di 200.000 V-Buck, voi riceverete 100 dollari sul vostro conto di PayPal oppure bancario, uno dei due. Ripeto, dopo aver sistemato tutte le verifiche, vi arriverà un'email che vi chiederà di collegare il loro sito di pagamento al vostro diciamo metodo, ovvero un bonifico PayPal per l'appunto. Una volta effettuata quella procedura lì, avrete scelto il vostro codice creatore e di lì potrete già utilizzarlo e diciamo creare le vostre partite con i vostri amici. Per utilizzarlo, ragazzi, ora andiamo a vedere subito come si fa. Subito andiamo a vedere come utilizzare questi server privati, ragazzi. Quindi, allora, per utilizzarli, diciamo che abbiamo finito tutte le nostre procedure, tutto a posto, abbiamo il nostro codice creatore. Entriamo, cioè nel senso, selezioniamo una delle modalità di gioco. In questo caso, ragazzi, ho selezionato la battaglia reale singolo. Noi cliccheremo su battaglia reale singolo cliccheremo sulla selezione di quello che vogliamo fare e qua sotto avremo chiave personalizzata. Noi inseriremo il nostro codice, ragazzi, quello da dare anche alle persone con cui vorremmo fare questi server privati o quindi da spammare le altre persone. Facciamo un esempio: noi mettiamo il nostro codice, che siamo noi creatori, quindi noi scegliamo il codice per dire pizza PZZA e accettiamo. Una volta impostato, torniamo indietro. E noi, una volta che giochiamo, nel senso giochiamo, facciamo vedere, siamo già impostati per fare quella partita con i nostri server privati. Come si può vedere, giocatori in coda. Ora, nel caso le altre persone avessero il codice pizza dato da me, potrebbero unirsi e noi in questo caso vedremo giocatori in coda, che ne so, ce l'hanno inserito 20 persone, vedremo 21, 20 più in noi 21 per l'appunto. Quando i giocatori saremo a tappo o comunque ad un numero che reputiamo giusto per iniziare la partita, noi che siamo i gestori di questo server cliccheremo inizia partita ed entreremo nel nostro server. Questo per qualsiasi modalità a cui vogliamo partecipare: battaglia reale, arena, eccetera eccetera. Questo per, diciamo, la metodica delle, ma anche il zero build, la metodica della partita in base a come vogliamo giocare. Basterà fare così per l'appunto. Poi ricordiamoci di tornare qua e togliere la chiave per giocare senza i server privati per l'appunto. Comunque, ragazzi, nel caso ancora non riusciste ad avere 1000 follower o qualche requisito qualsiasi per utilizzare questi server privati, c'è sempre questa mappa qui che avevo postato in un vecchio video, ovvero la solo 99 bot, ovvero avremo a disposizione l'intera isola normalissima di gioco, quella che si usa normalmente, però con un feel di bot. Noi entreremo con un massimo di 16 persone, ovvero il massimo che può ospitare una lobby come può essere questa, e il resto sarà un fill, ovvero un riempimento di bot che faranno loro, e diciamo che è una buona alternativa per chi ancora magari non ha i requisiti, non ha ancora l'utenza su YouTube o su il canale Viola per l'appunto, per poterli richiedere. Questa è una valida alternativa, è sempre una mappa carina. Io in un vecchio video avevo già dato sia il codice di questa ma anche della versione zero build, segnatelo, è bella così. Ragazzi, server privati, abbiamo parlato di tutto. Mi raccomando, nel caso qualcuno non utilizzi il codice creatore e apprezzi il contenuto che porto, mi farebbe veramente un sacco davvero piacere se qualcuno lo applicasse nel caso shoppazzasse un balletto, una skin, qualsiasi cosa. Il mio codice creatore è Natsuki1, ovvero NATSUKI1, tutto minuscolo. Ringrazio subito in anticipo le persone che magari ce lo butteranno. Sì. Quindi, ragazzi, che dire, siamo tornati con un video un pochettino un po' più chill, un po' più tranquillo, nel senso che oggi poco gaming, però un'importante notizia per tante persone sicuramente. Quindi io vi invito di nuovo sempre ad iscrivervi a questo benedetto canale, che sto arrivando quasi a 300.000 iscritti, non è vero, sono 300, però sono comunque contentissimo lo stesso. Noi ci vediamo al prossimo video, cioè domani sicuramente, perché mi sento carichissimo, la febbre è andata via, quindi sto da Dios. E niente, bella a tutti.